Buongiorno a tutti, siamo qui come promesso, come ci eravamo lasciati l'ultima volta con l'avvocato Martinelli, che è il nostro consulente principale per quello che riguarda l'aspetto giuridico-fiscale. Ormai lo conosciamo bene ed è una persona che gode della nostra massima stima. Ci eravamo lasciati proprio parlando della riforma che era la bozza e giustamente Guido ci aveva detto: aspettiamo che esca in gazzetta e poi analizziamo effettivamente che cosa c'è. Tra l'altro, appunto, ci sono delle novità anche sulla sua entrata in vigore. Ma accanto a questo, si è sommato, direi, un ulteriore argomento su cui almeno qualche spunto dovrà essere dato, che riguarda l'ultimo decreto ristori, che non ha certamente lasciato contenti tutti. Oh, cerchiamo di stare entro l'ora, le cose da dire sono tante. Logicamente, l'avvocato Martinelli non potrà andare nello specifico di casi, ci avete scritto, ma delle volte sono dei casi specifici e per cui dovremmo rimanere su quello che sono le linee guida per cercare di capire e interpretare meglio, per quanto possibile, quello che c'è dentro. Poi più avanti diremo anche però che è possibile avere una consulenza personalizzata. Prego Guido, a te la palla. Bene. Buongiorno a tutti, devo dire che abbiamo vissuto un fine settimana abbastanza pirotecnico. Provo a farvi la cronistoria. Mercoledì scorso escono in gazzetta, quindi quando vi dico mercoledì scorso escono in gazzetta, noi li abbiamo visti giovedì mattina. Mercoledì scorso escono in gazzetta i primi due decreti delegati sulla riforma dello sport. Quello sugli agenti e quello che maggiormente interessa a noi. Sulle associazioni sportive dilettantistiche e sul lavoro sportivo. I testi sono quelli che attenderanno, cioè non c'è stata nessuna modifica all'interno del Consiglio dei Ministri. Entrata in vigore prevista per il lavoro sportivo, così come già sapevamo, 1° luglio 2022, per tutto il resto, quindi ivi compreso le riforme in materia di associazioni sportive dilettantistiche, 2 aprile 2021, cioè esattamente 15 giorni dalla data di entrata in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Giovedì, e quindi noi lo sappiamo, venerdì mattina, escono in Gazzetta Ufficiale gli altri 3 decreti che mancavano. Quindi l'intero pacchetto di riforma dello sport è in Gazzetta Ufficiale. L'intero pacchetto quindi era previsto che entrasse in vigore il 2 aprile per i primi due, il 3 aprile, 15 giorni dopo per gli altri tre, salvo la parte sul lavoro sportivo che doveva entrare in vigore il 1° luglio del 2022. Ci mettiamo d'accordo, programmiamo questa diretta oggi, che sarebbe dovuta essere dedicata esclusivamente all'esame di questi, all'esame, perlomeno a un primo esame, perché non è che in un'ora si sarebbe riuscito a esaminare tutto, a un primo esame, almeno degli aspetti più rilevanti di questi decreti. Venerdì alle 18 si riunisce il Consiglio dei Ministri, approva il cosiddetto decreto sostegni, in cui dovrebbero esserci, poi lo diremo in maniera più chiara, o speravamo ci fossero aiuti più consistenti per il movimento sportivo. I primi testi informali li vediamo nella notte fra venerdì e sabato. Sabato mattina abbiamo i primi testi, diciamo così, definitivi, anche se il provvedimento materialmente dovrebbe andare in Gazzetta Ufficiale oggi, quindi sapremo solo oggi formalmente capito il testo, ma la lettura del testo, quindi la novità del sabato, qual è stata? È stata che tutto il pacchetto dei decreti che sarebbero dovuti entrare in vigore il 2 e il 3 aprile 2021, l'entrata in vigore è stata fatta slittare al 1° gennaio 2021, fermo al 1° luglio 2022, 1° gennaio 2022, fermo al 1° luglio 2022, entrata in vigore del lavoro sportivo. Quindi, a oggi la situazione qual è? Riforma dello sport in gazzetta, quindi esiste, è vera,
fa parte delle leggi dello Stato, ma non è ancora entrata in vigore e non entrerà in vigore fino al 1 gennaio 2022, salvo la parte sul lavoro sportivo che entrerà in vigore il 1 luglio 2022. Una domanda, Guido. Questo lascia intendere quindi che ci potrebbero essere degli emendamenti che rimaneggiano. Ma infatti è proprio qui stavo arrivando, proprio qui mi ha letto nel pensiero. È chiaro che l'unica motivazione che possa giustificare uno slittamento dell'entrata in vigore è che ci sia da parte del governo la volontà di entrare nel merito dei contenuti del provvedimento. Quindi sicuramente ci lavoreranno. D'altro canto, già la legge 86 del 2019, la legge delega, dava la possibilità al governo di emanare nei 2 anni successivi all'approvazione dei decreti correttivi. Quindi sicuramente ci troviamo di fronte, alla possibilità concreta che su questi decreti ci siano interventi importanti. Questo quindi ha un po' rivoluzionato la scaletta del nostro incontro, nel senso che non aveva più a questo punto molto senso andare a esaminare nel dettaglio i singoli istituti, ma sicuramente comunque i provvedimenti che sono andati in gazzetta qualche linea di tendenza, capito, ce la forniscono e che quindi qualche considerazione credo si possa comunque fare, non fosse altro per garantire una programmazione anche, ai gestori di impianti sportivi. Quale legge disciplinerà la nostra attività nel futuro? Come vi dicevo, è impossibile dire ora, ma sicuramente abbiamo alcune linee guida. E credo che sia opportuno in questo momento fermarci su 3 aspetti. Primo aspetto, lavoro sportivo. Attenzione, non v'è ombra di dubbio che la riforma abbia cantato il de profundis della disciplina sui compensi sportivi, quindi i famosi 10.000 euro, quindi la famosa defiscalizzazione sia sotto il profilo fiscale che sotto il profilo contributivo dei compensi fino a 10.000 euro. Non c'è ombra di dubbio che in qualche modo sotto questo profilo interverranno. È chiaro che in questo momento diventa impossibile dirvi in che modo interverranno, diventa impossibile quindi fare in questo momento una valutazione di quali siano i costi. Sicuramente, non so dirvi se è l'unico, ma sicuramente uno dei motivi importanti del differimento era proprio perché l'applicazione della disciplina del lavoro sportivo in questo periodo Covid, post-Covid, come speriamo si possa ormai definire, sarebbe stata, impossibile per il movimento sportivo con quell'aggiunta di costi che sarebbe nata dall'applicazione delle norme sul lavoro sportivo. Quindi averne prorogato l'efficacia sicuramente è tesa a lavoriamoci sopra, vediamo di contenere in qualche modo il male, se male si possa dire, ma sicuramente non si tornerà alla situazione attuale. Quindi dalla situazione attuale si muoverà. Quindi prima dato, certo, nel giro di un paio d'anni il costo del lavoro aumenta. Poi di quanto aumenta in questo momento non lo so, però il costo del lavoro aumenta. Ecco allora che in questa logica, prego. In pratica vuol dire che mettiamo che rimanga la soglia di 10.000 euro, questi che incassa il collaboratore sportivo rimarranno esentasse per lui, ma avranno a carico dell'ASD invece una maggiorazione per quello che riguarda i contributi? Allora, la situazione attuale, cioè se dovessimo leggere il decreto attuale, dice esattamente quello che hai riportato tu, ossia fino a 10.000 euro non ci sono ritenute fiscali, ma servono comunque ritenute previdenziali e assicurative. Quindi oggi quello che... Però quello che vorrei invitarvi è: non ragioniamo su 10.000 euro perché nel 2022 potrebbe diventare 15, potrebbe diventare 5, cioè in questo momento è assolutamente prematuro. Quello che sotto un certo profilo comunque questo significa è un altro ragionamento, che è quello di dire: attenzione, quel processo
che già in parte era stato attivato da alcuni centri, progressivamente di spostare l'attenzione dalla collaborazione sportiva alla prestazione con partita IVA in regime forfettario, ecco, più che mai in questo momento, capito, sta riprendendo di interesse, perché alla fine l'obiettivo, alla fine, diciamo così, il traguardo finale probabilmente sarà proprio questo per la maggior parte dei casi. E quindi, diciamo, il metterci comunque a posto subito e quindi evitare potenziali contenziosi, che temo comunque ci saranno e numerosi all'interno dei centri, questo credo sia intanto un dato importante da fornire. Attenzione, non culliamoci, la collaborazione sportiva muore e quindi dobbiamo trovare soluzioni alternative. Le dobbiamo trovare domani? Magari domani no, ma già trovarle dopodomani, capito, potrebbe essere, capito, una bella cosa. Anche per un motivo, se vuoi, di correttezza. Ormai sono esplosi, e lo vedremo anche col decreto sostegni, sono esplosi i lavoratori sportivi che erano a collaborazione sportiva. Sono esplosi come concetto, sono esplosi come consapevolezza, e quindi diventa comunque difficile pensare che, ammesso e non concesso, che si riesca ad aprire a maggio-giugno, da maggio-giugno 2021 a luglio 2022, si possa continuare a far finta che non è successo niente. Quindi che sono rimasti ancora, capito, dei lavoratori sportivi, cioè dei collaboratori sportivi esenti da tutto e privi di tutela. Credo sia quindi potenzialmente anche un rischio di contenzioso che possa nascere all'interno dei centri, non fosse altro, e qui lo dicevamo in qualche chiacchiera preliminare con te, non fosse altro che tutta la crisi economica e i problemi che avremo comunque alla riapertura di legislazione anti-Covid costringerà comunque molti centri a ridurre l'attività, se non addirittura a chiudere, e quindi la tutela del posto di lavoro diventerà molto più complessa, molto più accanita. Non sarà facilissimo, se non vado bene a una palestra, trovarne un'altra, capito, che mi prende. E quindi sotto questo profilo il rischio che da questo possano nascere contenziosi, possa nascere comunque una conflittualità, è un rischio, capito, da non trascurare. Ecco perché l'invito da cui volevo far partire adesso questo ragionamento è: attenzione, l'invito è: iniziamo a pensare che probabilmente la collaborazione sportiva è finita o sta finendo, e quindi proviamo a ipotizzare soluzioni alternative. In questo quadro, sempre nel medio periodo, la considerazione da fare, quindi quello che sarà, secondo me, il vero passaggio epocale del mondo del fitness, è: nel momento in cui io non ho più la collaborazione sportiva, quanto continua a essere conveniente rimanere associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica? Siamo così certi che l'ipotetico vantaggio IVA, poi magari dedicheremo un webinar appositamente al problema IVA sui corsi, l'ipotetico vantaggio IVA sia talmente pregnante da farci rimanere in questo inquadramento anche nel momento in cui andassimo a perdere il vantaggio sui rapporti di lavoro? Ecco, io credo che, ripeto, non domani, non dopodomani, ma mi piacerebbe che iniziassimo a fare queste considerazioni, perché a mio avviso nel medio periodo probabilmente lo spazio per il fitness all'interno dello sport diventerebbe, capito, diventa sempre più ristretto, sempre più esiguo. Non a caso voi vedete o sentite questa forte spinta a portare lo sport verso il terzo settore. Lo sport verso il terzo settore significa attività non economica, attività solidaristica, che se è sicuramente nel DNA di molti centri, di molti altri non lo è. E quindi molti altri fanno un'attività economica giustamente con, diciamo così, la volontà di avere un ritorno per il tipo di intervento, capito, che fanno, un ritorno economico. E quindi non trascurerei, capito, di iniziare a pensare anche al fatto che ci conviene veramente rimanere nell'ambito dello sport,
di prima battuta la risposta è sì, ma nel medio-lungo periodo, nel momento in cui, ripeto, arrivassimo alla riforma del lavoro sportivo, che oggi come oggi è quella che ti dice la soluzione della sportiva è, sotto il profilo economico, l'unica soluzione possibile, nel momento in cui non fosse più possibile questa, probabilmente la sportiva ha più negatività che positività. Avremo modo di riparlarne. Quindi tu non escludi che nel medio-lungo periodo molte attuali ASD vadano a trasferirsi all'interno degli enti del terzo settore? Allora, io sostanzialmente quello che vedo che sparisce l'attuale situazione e quindi vedo le piccolissime realtà, i piccoli centri di danza, i piccoli centri di Pilates, eccetera, in cui vi sia una vera realtà associativa, vadano verso il terzo settore. Quelli che sono le realtà invece, diciamo, collegate alla presenza di uno o due professionisti, vadano verso gli studi associati. Gli impianti medio o medio grandi vadano verso le imprese. Quindi okay. In assoluto. Sì. Condivido. E quindi mentre in questo momento sono tutti in un unico calderone lì, un po' e un po', credo che nel medio-lungo periodo necessariamente, capito, i centri medi o più grandi, diciamo, che sono anche quelli che hanno le spalle economiche più robuste, li vedo slittare sicuramente verso il ragionamento dell'impresa. Gli altri verso il terzo settore oppure verso l'attività professionale. Quindi si perde, perché di fatto il problema vero è che uno degli insegnamenti che ha dato il Covid, che è morto il concetto di associazione, perché associazione significa stare insieme. Nel momento in cui non possiamo più stare insieme, in realtà, capito, non esistono formalmente le associazioni, non esistono sostanzialmente le associazioni. Ti faccio una battuta, ma tanto battuta non è. Se potessimo fare un'inchiesta segreta fra tutte le ASD e chiedessimo loro in quante convocano l'assemblea di bilancio, in quante fanno l'elezione del consiglio direttivo, in quante viene eletto il presidente, probabilmente non ne avremo tante che si comportano esattamente conformemente a quello che è previsto dallo statuto. Sì, qui c'è da fare una differenza fra farlo virtualmente e farlo realmente, c'è una differenza. E quindi questo costa sì, ma attenzione, non sto dicendo con malizia, stai attento. No, per carità. Ti direi anche, se lo facessero, chi andrebbe all'assemblea? Cioè, il problema vero è che ti rendi conto che adesso non c'è più questa corsa, le assemblee di condominio sono vuote, vai a vedere le assemblee delle federazioni sono vuote, cioè non c'è più questa volontà di partecipazione. In più si fa tutto da remoto, quindi credo che sia il concetto stesso di associazione. Ti faccio sempre, scusate, poi torniamo sul tema perché non vorrei che questo ci facesse perdere nel nostro focus. È venuto da me una persona pochi giorni fa che voleva fare organizzare attività sportiva. Dico, beh, in quanti siete? Da solo. Dico, ma come fai a organizzare attività sportiva da solo, senza capito avere un'associazione? Non c'è nessun problema. Io ho un'app, chi vuole fare attività che organizzo io gli mando sull'app il percorso che devono fare, io col mio computer cronometro, capito, il tempo che fanno quel percorso, capito, i giardini piuttosto che per stare normali, e poi dopo faccio la classifica e poi dopo raccolgo le quote di iscrizione e premio gli iscritti. Attività fatta con un computer e con un'app da solo. Quindi capisci, questo adesso credo sia un segnale importante di dire che c'è tutta una logica, l'assemblea dei soci che legge il consiglio direttivo, che legge il presidente, che ormai, sempre pensando positivo e quindi senza malizia di frodi fiscali o cose di questo genere, proprio nella cosa più tranquilla, non è più storica, capito? Cioè, una situazione di questo genere non è più storica. E quindi necessariamente bisogna pensare a modelli diversi. Credo che il discorso Covid ci debba servire proprio a pensare a diversi modelli di sviluppo.
non sono più così convinto nel momento in cui, e poi veramente chiudo perché altrimenti perdiamo troppo tempo su questo, nel momento in cui con i protocolli Covid noi dovremo contingentare l'accesso ai nostri impianti, questo cosa sta a significare? Sta a significare che uno dei vantaggi, o una diciamo così, delle scelte virtuose che abbiamo avuto fino adesso, ossia abbonamento open, il cliente può venire in palestra quando vuole, all'orario che vuole, non sarà più possibile farlo. Quindi andremo a perdere un altro capitolo di quelli che sono i pilastri su cui abbiamo gestito le attività fino ad oggi. Quindi attività che vanno ripensate. Quindi probabilmente, capito, questo si deve servire proprio questo. Quindi vi dicevo, tornando a bomba, perché sennò se iniziamo a parlare di queste cose poi non ne finiamo più, ma non diciamo le cose che interessano i nostri ascoltatori in questo momento. Riforma dello sport, non parliamone perché comunque potrà essere modificata, ma un dato solo sulla riforma dello sport voglio dire in maniera netta, in maniera chiara, in maniera inequivocabile, perché ne ho lette, ne ho sentite di milioni sotto questo profilo. Premesso che stiamo parlando quindi di un testo che non sappiamo se rimarrà così, ma nella riforma dello sport non c'è scritto da nessuna parte che in palestra dobbiamo obbligatoriamente avere l'insegnante diplomato ISE o laureato in scienze motorie. A questo punto ti chiedo, però l'articolo 41 che dice viene istituita la figura del kinesiologo. Sono tante figure istituite, capito, ma che non hanno l'esclusiva, perché se tu non gli dai l'esclusiva, cioè in questo momento fatti la dichiarazione dei redditi, hai il commercialista, hai il CAF, hai il tributarista, hai l'avvocato che ti può fare la dichiarazione dei redditi. Quindi, capito, sotto questo, perché se tu vai a leggere, okay, la norma ti dice sì, devi avere l'insegnante laureato in scienze motorie o istruttore di specifica. Quindi, perfetto, allora, chiarissimo. Se mi dite serve qualcuno, sì, ma serve non necessariamente laureato in scienze motorie, può essere sufficiente l'istruttore di specifica disciplina. Giusto o sbagliato che sia, non do in questo momento valutazioni di merito, è giusto così o è sbagliato così. Dico solo, smettiamo di dire che ci vuole obbligatoriamente l'insegnante laureato in scienze motorie, perché non è vero, che poi questo sia giusto, sia sbagliato, non sta a noi o non sta a me, capito, giudicarlo. Ma il dato testuale, il dato letterale, capito, non prevede assolutamente questo obbligo di presenza. E direi che questo è pacifico, perfetto. Grazie mille per averlo chiarito, perché è uno dei 100.000 dubbi che arrivano quotidianamente riguardo questa cosa qua. Arriviamo al decreto sostegno. Eccoci qua. Ci aspettavamo chissà che cosa. In realtà, capito, non è arrivato tanto. Non è arrivato tanto per mille motivi. Perché, ad esempio, noi non siamo una categoria economica. Cioè, per esempio, la scelta di aver fatto la scelta sport, la scelta associazione sportiva dilettantistica, è una scelta non impresa. È una scelta, capito, non diciamo legata a un prodotto che ha causato una perdita, perché noi non stavamo facendo un'attività economica, stava facendo un'attività dilettantistica, fatta per diletto. Quindi ecco, quando ci lamentiamo, giustamente, se è chiaro, giustamente, che non c'è arrivato niente, però un po' di mano sulla coscienza, capito, ce lo dobbiamo mettere, perché non possiamo dire che siamo lavoratori, professionisti, eccetera, quando ci fa comodo, e poi quando non ci fa comodo siamo dei dilettanti. Ecco, questa è una cosa, capito, che adesso stiamo pagando. Detto questo, quindi, cosa sta a significare? Sta a significare che noi abbiamo una possibilità di avere contributi, contributi quindi diciamo a fondo perduto, da parte del governo, ma solo ed esclusivamente in presenza di attività commerciali svolte e quindi in presenza di una perdita media mensile del 2020 sul 2019 di oltre il 30%, ma in riferimento esclusivamente ai ricavi di natura commerciale. Quindi
Questo può essere dato, questo contributo, anche alle associazioni, quindi anche le SD possono ricevere questo contributo, ma solo ed esclusivamente in relazione a perdite derivanti dall'attività commerciale. Perfetto. Ecco, quindi tanto per chiarire, le quote associative non sono. Esatto, quindi attenzione, quindi iniziamo a chiarire ulteriormente questo dato. L'associazione sportiva dilettantistica che non ha partita IVA è un'associazione sportiva dilettantistica che non fa attività commerciale, non fa attività d'impresa, non fa un'attività economica per scelta e quindi non può avere nessun contributo, nessun aiuto dallo Stato, perché non può aver avuto nessun danno dal fatto di essere rimasto chiuso. Giusto, ripeto, che sia, questa è la logica, io non do giudizi, gli dico soltanto la logica. Quindi associazioni sportive tantistiche che hanno solo attività istituzionale, nessun tipo di provento. Associazioni sportive, nessun tipo di contributo, perdonate. Associazioni sportive tantistiche che hanno anche proventi commerciali, perché ad esempio le sponsorizzazioni, o perché ad esempio possono avere la vendita dei prodotti, bene, in questo caso allora eventuale contributo, stiamo parlando comunque di cifre non enormi, sia chiaro, un eventuale contributo sulla in quota percentuale sulla perdita, ammesso che questa perdita superi il 30%. Società sportive dilettantistiche. Ecco, poi un altro ragionamento che va fatto, perché anche i contributi istituzionali non possono entrare, non possono, diciamo, essere ritenuti validi, perché non sono dati oggettivi, perché non risultano scritture contabili. Non avendo tenuto la contabilità dei nostri proventi istituzionali, noi non possiamo andare a provare l'eventuale perdita conseguita, e lo Stato purtroppo non si fida di noi contribuenti, e quindi la parte istituzionale, per quello che riguarda il discorso associazioni, è sicuramente da scartare. Parliamo delle società sportive dilettantistiche. Sulle società sportive dilettantistiche il ragionamento potrebbe essere in parte diverso, perché se concettualmente rimane analogo sui massimi sistemi, diciamo sul ragionamento della filosofia di base, in realtà qui c'è una differenza sostanziale, ossia che la parte istituzionale comunque compare nelle scritture contabili, perché la parte istituzionale viene comunque riportata nel bilancio d'esercizio a capitolo della nostra SSD. E quindi in questo caso la nostra SSD può, diciamo così, calcolare la perdita e quindi richiedere il contributo anche sommando la parte istituzionale? Stiamo parlando in questo momento di società sportive dilettantistiche. Se sulle associazioni il no era netto, e no è netto, e quindi non credo che ci sia alcuna possibilità, diciamo così, di venirne fuori. Sull'SSD, appunto, vi dico, c'è un fattore diverso, ossia c'è il fattore che queste SSD in realtà hanno scritture contabili. Per come, diciamo così, è impostata la norma e per come ci sono i precedenti, io purtroppo vi devo dire che anche sotto questo profilo sono più per il no che per il sì. E quindi vi devo dire, capito, che personalmente credo che anche le SSD non possano calcolare i ricavi istituzionali ai fini della determinazione della perdita per chiedere questo contributo. Ascolta, eventualmente chi è il referente per chiederla? È lo Sport e Salute? L'Agenzia delle Entrate, no, Sport e Salute, qui non c'entra niente, qui è l'Agenzia delle Entrate. Agenzia delle Entrate. Ma ecco, qui vi devo dire, so per certo che colleghi che stimo la pensano diversamente da me sulle SSD, quindi mentre la SSD, lasciate ogni speranza voi che entrate, sulle SSD sentite il vostro commercialista, affidatevi al vostro commercialista che sicuramente ha, diciamo così, la sensibilità corretta. Se qualcuno lo chiedesse a me, purtroppo io risponderei no, quindi sperate che il vostro commercialista, diciamo, risponda diversamente. Anche stamattina un commercialista toscano mi ha chiamato dicendo: ma io credo che lei, Martinelli, non abbia ragione. Sono contentissimo, fate la vostra gara, ognuno, capito, è giusto che si comporti come meglio crede, e io sono il primo che vi dico, se sulle associazioni
sono praticamente certo di aver ragione, sulle SSD spero di aver torto, purtroppo penso di non averlo, ma spero di aver torto, e quindi spero, capito, che almeno le SSD sotto questo profilo possano portare a casa il conto. Non c'è altro per quello che riguarda lo sport. Veniamo invece al settore di personal trainer e palestre con partita IVA, quindi che hanno aperto regolare partita IVA, sono commerciali. Questo per quello che riguarda, diciamo, le SD, SSD. Il contributo può essere erogato a tutti i soggetti che hanno partita IVA e che dimostrano queste perdite. Quindi non ci sono più codice Ateco, per intenderci. Non ci sono più codice Ateco, bravissimo, non ci sono più codice Ateco. Quindi studi professionali, studi di kinesiologi, studi di qualsiasi tipo, attività one-to-one, personal training, chiunque abbia aperto la partita IVA, invece può, sussistendo nei requisiti, quindi potendo dimostrare la perdita 2020 sul 2019, ha la possibilità di chiedere questi contributi. Il problema quale può essere? Chi ha aperto la partita IVA nel 2020? Ecco, chi ha aperto la partita IVA nel 2020, qui vi devo dire effettivamente al momento spazi per avere questi contributi, capito? Non ce ne sono. Quindi a meno che non cambi qualcosa, ci sia qualche circolare particolare, ma devo dire, capito, che per chi ha aperto la partita IVA nel 2020, speranza non ce ne sono. È evidente che se questi contributi possono essere chiesti per la parte commerciale da SD, SSD, se questi contributi possono essere chiesti da operatori, personal trainer, kinesiologi che hanno la partita IVA, a maggior ragione, e qui evidentemente non c'è l'ombra di dubbio, potranno essere chiesti da palestre di natura commerciale, quindi SNC, SRL, SPA commerciali, imprese che hanno partita IVA, che hanno fatturato tutto. E quindi questo per loro sicuramente, capito, problemi non ce ne sono. Tornando, Guido, alla riforma dello sport, fermo restando che non è un'emergenza, che cosa cambierebbe ad esempio a livello statutario? Cioè le ASD, se dovesse entrare in vigore domani questa riforma, le ASD a livello statutario dovrebbero cambiare qualcosa? Allora, l'ASD non cambierà nulla. Allora, sotto questo profilo ci sono due novità importanti, tre forse. Per le associazioni praticamente nulla. L'unica grande novità per le associazioni non è tanto a livello statutario, quanto la possibilità, con l'iscrizione al registro CONI, di ottenere automaticamente la personalità giuridica. Quindi la limitazione di responsabilità esclusivamente al patrimonio, e quindi non più il coinvolgimento personale dei soci che hanno agito in nome per conto dell'associazione. Questo direi che sia un bel passo avanti, ma a livello statutario sostanzialmente non cambia. Qualche invece problema in più sono sulle società. Intanto perché probabilmente per un disguido, perché non se ne capisce la ragione, non sono più comprese le cooperative sportive. Quindi se la riforma entrasse in vigore domani, le cooperative sportive diventerebbero fuori legge, o perlomeno diventerebbero cooperative normali, ma non potrebbero più applicare le agevolazioni fiscali previste per lo sport. Quindi dovrebbero trasformarsi o in SRL oppure uscire dal mondo sportivo. Non se ne capisce, diciamo così, la ragione, non se ne capisce la motivazione, per cui presumo che sia più un abbaglio, diciamo, una dimenticanza che una scelta precisa. Però il dato è, a fronte della perdita delle cooperative, che a mio avviso è una perdita grave, perché credo che la cooperazione sia effettivamente l'upgrade, sia effettivamente il passaggio, diciamo, successivo rispetto all'associazione, vengono invece introdotta la possibilità di fare sportivi in forma di società di persone, SNC. Devo dire che faccio fatica a capire quale possa essere la convenienza, però in teoria c'è. Veniamo invece ad altre due novità importanti che riguardano
le società sportive dilettantistiche. La prima è SRL ed SPA. La prima, che viene previsto mutuando la disciplina dell'impresa sociale, viene prevista la possibilità di distribuire in quota parte una parte degli utili prodotti. Quindi, diciamo così, viene incrinata, ecco, non diciamo eliminata, viene incrinata il divieto di scopo di lucro, quindi c'è una piccolissima possibilità di partecipare, di avere un rendimento per le attività svolte. C'è il vantaggio che il socio che recede potrà ricevere la restituzione della quota, addirittura rivalutata, quindi diciamo potrà patrimonializzare l'investimento al momento del recesso, e questa è una novità assoluta. L'ultima novità, diciamo l'ultima modifica importante, è che a oggi si fa fatica a capire anche quali possono essere le conseguenze, è che mentre in questo momento, attualmente, le attività sportive sono una delle attività che può essere posta in essere dalla nostra SSD, ma non necessariamente la prevalente, non necessariamente la predominante. Domani non sarà più così, e quindi l'attività sportiva dovrà essere predominante. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che probabilmente, e poi vi chiarisco perché uso sempre questi avverbi dubitativi, probabilmente, capito, il classico centro sportivo in cui c'è un SSD che gestisce, oltre all'attività di palestra, anche il centro estetico, anche l'area fisioterapica, anche la somministrazione di cibi e bevande, anche la vendita dei prodotti. Scusate. Probabilmente questa SSD così non potrà più essere gestita. Perché se e ove questi proventi fossero prevalenti, i proventi diciamo non sportivi, fossero prevalenti sui proventi sportivi, perderebbe la qualifica di società sportiva dilettantistica. Okay, quindi è una questione di prevalenza rispetto alle altre attività. Anche qui devo dire sempre, in termini dubitativi, perché usavo sempre questi probabilmente, eccetera. Perché poi questo ragionamento viene delegato a un decreto successivo da emanare. Quindi quali siano i confini di questa attività prevalente viene rimandato a un decreto da emanare, quindi fin tanto che non ci sarà questo decreto, di cui non si conosce al momento assolutamente il testo, capito, si rischia di parlare. Ma direi che sei stato esaustivo, questi sono i punti principali. Rimane che noi con la riforma dello sport in realtà siamo fermi, per cui rimane attualmente tutto... Io credo che in questo momento, devo dire, nel momento in cui noi focalizzassimo la nostra attenzione sui gestori di impianti sportivi, palestre, piscine, eccetera, credo che l'unico effetto veramente impattante della riforma è quello sul lavoro. Ok. Non abbiamo capito altri, se non a livello di chi magari gestisce impianti sportivi pubblici, per cui può avere dei vantaggi in sede di assegnazione, in sede, capito, di appalti di lavori, ma sostanzialmente per quello che è il target, per quello che è, diciamo, il target degli iscritti alla federazione fitness, sostanzialmente l'effetto impattante è quello del lavoro. Okay. L'effetto impattante del lavoro, che comunque ne riparliamo fra più di un anno, ma attenzione, questo non mi stancherò mai di ripeterlo: se formalmente l'effetto lavoro della riforma entrerà in vigore soltanto dal 1 luglio 2022, non posso escludere che certi schizzi, chiamiamoli così, ci possono arrivare anche prima. Quindi non culliamoci sul fatto che tutto è tranquillo fino al 1 luglio 2022. Vuol dire che a fronte di un controllo potrebbe essere che qualcuno già interpreti in questo modo? Ma sì, allora tieni presente questo. Adesso non vorrei entrare troppo nel tecnico, ma se è vero che i decreti non sono ancora entrati in vigore e non entreranno in vigore prima di, la legge delega, che è la legge 86/2019, è già in vigore. E quindi la legge già queste cose in nuce, capito, le contiene. E allora a questo punto il problema è il decreto,
ha effetto interpretativo o ha effetto innovativo? Perché se, come temo io, abbia solo effetto interpretativo, quindi non fa altro che interpretare un qualcosa che già era così, non introduce una norma nuova, capito? E quindi se non fa altro che interpretare una cosa che era già così, perché già c'era una legge che lo prevedeva, ecco allora che il rapporto di lavoro soggetto a contributo non parte il 1 luglio 2022, ma parte già adesso. Ti faccio un altro riferimento. Stiamo parlando sempre di indizi, non voglio neanche spaventare, stiamo parlando sempre di indizi. Dico solo, non trascurate il problema. Se io vado a leggere la legge di bilancio di quest'anno, anche qui legge dello Stato, vengono previsti 50 milioni di euro per il 2021, 50 milioni di euro per il 2022, a parziale decontribuzione previdenziale per la riforma del lavoro sportivo. Quindi i segnali che vanno verso un attenzione, che alla fine della fiera bene o male i contributi li paghiamo, ci sono, e non sono certissimo che il dies a quo, il giorno da cui si inizieranno a pagare, sia effettivamente il 1 luglio 2022. Ma scusami, se un presidente di una SD dicesse, ma lo sai, io mi voglio mettere tra virgolette in regola, e ti venisse a chiedere, ma quanto mi costa versare i contributi? Tanto. Allora, il problema in questo momento, capito, non diciamolo neanche, diciamo, capito, iniziamo a ragionare. Allora, l'assunzione diventa un dato importante. Il problema, capito, è se prendo la partita IVA diventa già un discorso più ragionevole. Ma il problema vero è, attenzione, perché l'aspetto che a me preoccupa di più è quanti soldi avranno da spendere l'SD o l'SSD a partire da luglio 2021, perché il problema vero è questo qua. Cioè, allora, se vedi tu, un aumento del 15, del 20 o del 10% può significare tanto, può non significare niente, perché io posso essere anche nelle condizioni che non posso gestire neanche un aumento dell'1%, perché l'effetto drammatico in questo momento è questo qua, cioè che la paura vera, che a fronte dei 10 posti di lavoro che c'erano fino all'altro ieri, fino al 2019, alla fine ne ritroviamo, capito, 3 o 4, e questo è l'effetto, capito, che a me spaventa di più, al di là, ripeto, del costo, al di là quindi di quello che potrebbe essere il costo. E temo che necessariamente la piccola SD, come dicevi tu, dovrà andare nel terzo settore perché non ha le forze economiche per poter rimanere sul mercato, o probabilmente dovrà chiudere. Cioè, io, il problema vero è che qui chi ci rimetteranno, come sempre purtroppo, e sottolineo il purtroppo 50 volte, sono proprio i piccoli, cioè quelli che hanno le spalle più deboli, quelli che non hanno una capacità finanziaria per poter superare questa fase. E quindi la situazione che a me più spaventa, perché non è giusto, perché è sbagliato, ma è che fine faranno le piccole associazioni sportive dilettantistiche. Le piccole associazioni sportive dilettantistiche faranno fatica. Io sto parlando con tanti insegnanti di danza, con tanti centri, eccetera. Hanno gli affitti che continuano a correre, e quindi, capito, da quel punto di vista lì diventa un problema. Se poi devono pagare anche i contributi agli insegnanti, fare bingo e scoppiare, capito, è tutt'uno. Sì, è previsto qualcosa come credito d'imposta per gli affitti, per queste cose qui? Era nei precedenti decreti ristori, in questo momento non c'è nulla. In questo momento non c'è nulla. E quindi io credo veramente che la battaglia, vedi, io sono abbastanza di opinione diversa rispetto a quelle richieste che si leggono sui social, che vengono in questo momento fatte dai gestori, capito, di impianti sportivi. Sono abbastanza critico perché secondo me il problema non è il classico contributo a fondo perduto. Il classico contributo a fondo perduto probabilmente cosa comporterà? Comporterà, capito, che
qualcuno prende i soldi e scappa, cioè qualcuno prende i soldi e capite poi comunque non ricapita. E secondo me non ci possiamo permettere di dare soldi a chi non ha la forza o la voglia di reprimere. E quindi dovremmo riuscire a trovare un sistema di erogare il finanziamento legato a una garanzia di ripresa o di prosecuzione dell'attività. Ecco allora che sotto questo profilo sicuramente bella idea da riproporre, come dicevi tu, il credito d'imposta sugli affitti, ma affitti dalla riapertura in avanti, quindi certo. Dal fatto che io effettivamente sto portando avanti. Ti chiedo 5 minuti, poi così poi ti faccio fare, puoi fare tutte le domande che vuoi, perché poi purtroppo avevo anticipato che dovrò chiudere il collegamento, perché volevo parlare comunque del contributo per gli sportivi, nel senso che abbiamo detto, capito, la partita IVA, ma in realtà la legge, il decreto, prevede anche una riedizione del contributo a tutti coloro i quali avevano contratti per prestazione sportiva diretta. Qui quali sono le novità? I presupposti della norma sono praticamente gli stessi. Cioè essere un soggetto che era titolare di un rapporto di collaborazione sportiva dilettantistica che è cessato o si è fortemente ridotto a causa emergenza Covid, causa chiusura del palestra. E quindi il contratto ci deve essere inderogabilmente. A, ci deve essere il contratto. B, non ci devono essere cumuli con altri redditi da lavoro. Perché questo, capito, deve indennizzare chi ha perso il lavoro, non chi si è visto ridurre il lavoro. Capisco benissimo che questo, capito, frega tutti gli assistenti bagnanti che erano assunti part-time e sul resto, capito, venivano pagati, capito, con collaborazione sportiva. Però alla fine le probate si pagano. Scusate, capito, sono sempre molto schietto, ma mi conoscete da tempo e quindi... Se io ho voluto fare la furbata, io gestore o io, diciamo, risorsa umana, di farmi assumere part-time, a differenza avere il contratto sportivo, purtroppo per il contratto sportivo non posso prendere niente, perché magari sono in cassa integrazione per l'assunzione e quindi, capito, non ho diritto ad avere nulla per il contratto sportivo. Detto questo, la differenza qual è? Intanto è un contributo una tantum, quindi non è più una cifra ogni mese, è un contributo una tantum. Anche qui la novità è che non è uguale per tutti, ma è legato al reddito posseduto nel 2019. Quindi chi non aveva reddito nel 2019, purtroppo al momento, è escluso da questo contributo. E quindi anche qui abbiamo tre fasce per cui il contributo va da 1.200, 2.400, 3.600 euro, secondo che sia. Nel 2019 abbiamo avuto meno di 4.000 euro, da 4 a 10.000 euro o sopra i 10.000 euro. Questo è sostanzialmente. Poi mi si dice poca cosa, ne sono assolutamente consapevole, che sia poca cosa. Però i denari al momento sono questi. Evidentemente quindi bisogna non avere partita IVA, non avere un secondo lavoro, non avere un terzo lavoro. Quindi bisogna che l'unico lavoro fosse quello, diciamo così, dell'attività sportiva dilettantistica e che sia venuto meno a causa della chiusura dell'impianto. Ok. Direi che c'è poco da aggiungere. Mi hai detto tu che sul sito del Governo Sport c'è il protocollo dell'eventuale riapertura dei vari centri, per cui se le persone vogliono... Ci sono già un po' le linee guida. Ecco, sotto questo profilo, perdonami, un minuto glielo voglio dedicare, perché ci sono alcuni dati che secondo me diventano molto importanti, ed ci sono i dati sulla capienza dei nostri centri. Cioè, quanta gente può rimanere contemporaneamente nei nostri centri. Lì vengono indicati. E quindi andare intanto a fare i conti di quanta gente possiamo mettere in palestra. E quindi di conseguenza... quanto incasso possiamo avere, capito, dalla frequenza di questi impianti, beh, questo, capito, diventa abbastanza importante. Ecco, sotto questo profilo, perdonami, non so perché mi è venuto questo flash, i decreti dicono una cosa
in più, che è stata sempre un po' uno dei misteri, capito, per cui non era molto chiaro. Problema del defibrillatore. Abbiamo sempre detto che il defibrillatore era obbligatorio solo per le gare, quindi solo per l'attività agonistica, solo nel caso in cui ospitassimo all'interno del nostro impianto gare. Adesso con i decreti il defibrillatore è capito obbligatorio sempre con me. Devo dirti che praticamente tutte le palestre e i centri ce l'hanno, devo dirti. Cioè... Beh, questo è sicuramente positivo. Il dato comunque, un dato fino a una considerazione finale, ve la voglio fare. Attenzione, perché anche questo dico che i più piccoli faranno fatica, perché comunque i decreti complicano la vita. Che vi posso dire? Un'altra battuta. La circostanza che i collaboratori sportivi diventano lavoratori, cosa significa? Significa che devono essere tutelati. E essere tutelati cosa significa? Significa medico del lavoro. Significa quindi non è più soltanto un problema di visita sportiva, ma un problema di visita annuale del medico del lavoro, capito, a tutti i collaboratori. Significa diventare obbligatorio il documento di valutazione dei rischi. Cioè ci sono tutta una serie di adempimenti ulteriori che evidentemente producono uno sforzo organizzativo, quindi nulla di incredibile, nulla di diverso di quello che fanno già qualsiasi altra impresa commerciale e industriale in Italia, però questo significa avere un potenziale organizzativo che non sempre hanno le piccole associazioni sportive dilettantistiche. Direi chiaro, sì. Ci sono una serie di norme che vanno a complicare un po' questa gestione. No, diciamo, non ci sono semplificazioni. Ecco, così come, ecco, un'altra cosa che potrebbe essere importante perché non è emersa, ma cioè, si è letta poco, non ci sono norme di carattere fiscale, né nel bene né nel male. Cioè, quindi, tutta la riforma, capito, se non ovviamente la parte fiscale sui compensi, ma al di là della parte fiscale sui compensi, Tutta la riforma non tocca gli aspetti fiscali, quindi gli aspetti fiscali rimangono inalterati. Benissimo. Guido, guarda, ci hai dedicato proprio tutto il tempo che ci avevi promesso. Noi non possiamo che ringraziarti per la tua precisione, come sempre. Io ricordo che noi abbiamo attiva una convenzione con l'avvocato Martinelli, per cui chiunque avesse delle problematiche specifiche, personali, che vuole discutere, vuole vedere quali sono le soluzioni migliori, eccetera, basta telefonare a FIF per mettersi d'accordo per una consulenza privata e convenzionata con FIF. Guido, ti ringraziamo, rimaniamo che se ci sono delle novità interessanti in ogni settore ti romperemo ancora le scatole. Volentieri, grazie. Arrivederci, buona giornata a tutti. Arrivederci a tutti.